Ciao bambini, ciao Crispino! Ciao! Oggi voglio raccontarti la storia di un ragazzo molto buono. Come me! Tu veramente sei un po' discolo. Beh, allora incominciamo. Raccontami una storia. E quella incominciò. Quella chi? Boh! C'erano una volta due fratelli. Uno era agricoltore e si chiamava Caino. L'altro era un pastore e si chiamava Abele. I due fratelli si recavano spesso al mercato a vendere i loro prodotti, il prodotto agricolo e il prodotto della pastorizia. La gente li apprezzava molto, al mercato erano veramente ben voluti. E lo moon, e rockl, e friarelle, e banana, bille di rodile! Forza gente, forza, venite! Venite donne, venite, qua c'è sta l'abbacchio più buono di tutto il mondo, avete capito? È il più buono di tutti, va bene sia a Pasqua che per tutto il resto dell'anno, va bene pure a Natale. Dio amava molto questi due fratelli, sebbene fossero diversi, anzi diversissimi. I due erano soliti fare dei doni, dei regali a Dio, e l'uno diceva all'altro: "Voi, vabbè, ma tu che cosa regala da Simone?" Io gli sto a fare un bel abbacchio pronto con lo scottadito. E invece te che gli stai regalando? Ma io gli ho regalato un bancale di limoni, perché c'è una bella versetta, eh? Un bancale di limoni! Ma che regalo è? È un gran quantitativo di limoni, aspri e succosi, Crispino. Ma, Sara, io preferirei un gioco della Wii. Zitto ora! Abele era molto contento che suo fratello regalasse a Dio cose molto buone, mentre Caino non esprimeva mai i propri pensieri di apprezzamento al fratello. Che brutto però! Abele gli fa i complimenti e lui non ricambia mai. Che noioso! Zitto tu! Dio stesso era contento con i due giovani, perché gli gustavano molto i doni che gli presentavano. Che generosi questi due ragazzi! Dopo circa 6 mesi, capitò che nuovamente Caino interrogasse suo fratello Abele. Uè, vabbè, ma che cosa hai donato per il signore? Ah sì, ho pensato di regalargli del buonissimo latte fresco. Ah, oh, ma sti due, chi gli ha insegnato a fare i regali? Zitto tu! E tu, Caino? Ma io ho regalato una cassetta di cavolfiori e una cassetta di semole. Ma che bravo! Ma che schifo! Ma che dici? Con tutti i poveri che non hanno un piatto dove mangiare, non lo sai che tutti questi prodotti sono un bene prezioso in una famiglia? E se la mamma è molto brava in cucina, escono fuori dei piatti davvero squisiti. Se lo dici tu, mia mamma è brava a cucinare, il papà un po' meno. Un giorno però avvenne che a Dio piacque di più il regalo di Abele. Caino fu molto irritato. E il suo volto si fece particolarmente cupo. E Dio chiese: "Perché sei imbronciato, Caino? Se ti comporti bene, puoi andare a testa alta." Ma il peccato stava già alla porta del cuore di Caino. Che cos'è il peccato? È come un fungo velenoso. Bah! Il peccato è quando non ami e sei cattivo. Purtroppo i grandi peccati arrivano sempre quando si incomincia col commettere piccole mancanze. Mentre si trovavano nei campi, Caino decise di uccidere per invidia suo fratello Abele. Dio disse a Caino: "Dov'è Abele?" "Non lo so, sono forse io custode di mio fratello?" Ma Dio comprese subito quel che era successo e disse a Caino: "Che cosa hai fatto, Caino? Sento la voce del sangue di tuo fratello che grida dalla terra." "Signore! Signore!" "La sento anch'io!" "Zitto tu!" Caino disse allora a Dio: "È troppo grande la mia colpa per ricevere il tuo perdono." Caino decise di allontanarsi dalla presenza del Signore, ma il Signore, sebbene fosse molto triste, gli disse che lo avrebbe comunque seguito e protetto.
Dio non abbandona mai nessuno, anche il peggiore dei peccatori. Si arrabbia, sì, con il peccato, ma mai con il peccatore. È bello avere un amico come Dio. Bravo Crispino, finalmente hai capito. E ora bambini, concludiamo questa puntata del mese di maggio con questa preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per l'intercessione dell'Immacolata, di San Pio, di tutti i santi, il Signore vi guardi, vi benedica, volti la sua faccia verso di voi. Il Signore abbia di voi misericordia, cari bambini, vi doni la sua pace. Il Signore vi riempie di ogni consolazione, vi benedica di onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Cari bimbi, la prossima puntata è l'ultima puntata, ahimè, di Crispino. No, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio. Pertanto, con la prossima puntata vorremmo farvi una grande sorpresa. Uffa! Zitto tu! Ciao, ciao bimbi! Ciao, bimbi! Ciao! Ciao.